Allora, eccoci qua, ritornati in diretta nello studio di TV7 Match, la nostra rubrica Memento. Ermanno, questa sera torniamo a parlare delle banche, del Sì, risparmio no, tradito. le banche non hanno tradito. È la politica che non è riuscita a dare delle regole precise, ha tolto, ha deregolamentizzato la gestione dei soldi dei privati e quindi ha confuso quella che è la banca di risparmio con la banca d'affari. Quindi ha fatto una grande confusione, questa esperienza nasce negli Stati Uniti all'epoca di Reagan, è stata perfezionata poi da Clinton, che fece l'ultima deregulation in maniera tale che le banche sono libere di rubare i soldi dei propri correntisti. Il dramma è un altro, che io non posso tenere i soldi a casa nascosti da qualche parte, perché è una sorta di non mi è concesso, devo mettere i soldi in banca. Come metto i soldi in banca non sono più un correntista, sono un azionista della banca, se la banca va male io Anch'io, fallisco con la banca, i certo. miei soldi me li portano via tutti. Questo è lo stato delle cose attualmente. Il problema è che non c'è nessuna politica in questo momento che si prenda la responsabilità di riportare le regole che c'erano prima o di migliorare le regole esistenti. Allora, abbiamo avuto due esempi, Popolare di Vicenza Vicenza, e l'altra Veneto banca, Banca, Veneto certo. Banca, e di conseguenza oggi è l'argomento che chiediamo al nostro ospite. Certo, abbiamo Patrizio Miatello, buonasera, Buonasera a dell'Associazione tutti, Zellino buonasera. Daunara, che è reduce fresco fresco da un incontro ieri a Roma, no? Al Ministero. Allora, che cosa si devono aspettare i risparmiatori che sono rimasti, come dire, truffati, no? Ma diciamo, ieri noi siamo andati a Roma in quanto è passato un anno da una manifestazione di protesta e proclamazione della giornata del risparmio Risparmio tradito tradito. del 4 ottobre dell'anno scorso, Infatti, giornata. vede il titolo: abbiamo messo risparmio tradito, sarà risarcito. L'anno scorso avevate uno slogan che Sì, diceva risparmio tradito va restituito, restituito. rimborso totale o Totale. qui finisce male. Diciamo che l'anno scorso eravamo in piena, diciamo, la situazione era drammatica perché era appena passato il decreto 99, quindi erano stati cancellati i diritti, c'era una richiesta d'aiuto a 360 gradi, purtroppo anche da parte, diciamo, dei media era passata la notizia e il profilo che queste persone non erano dei risparmiatori ma erano degli investitori incauti. Esatto. Quindi la guerra più grossa è stata quella che noi abbiamo vinto, quella è stata vinta perché con diciamo, iniziative di vario genere, ricordo che siamo andati all'ONU, io ho parlato davanti a 245 paesi della vicenda, e esattamente il 28 novembre 2017, pregando l'ONU e l'Italia di intervenire con l'istituzione del fondo vittime di questa colossale truffa, pregando la politica, tutta la politica, di verificare che questa era una truffa Truffa. che ha creato vittime. Quindi siamo riusciti con tutte le varie associazioni, con tutti i risparmiatori che hanno messo ancora risorse e tempo loro a creare questa forza che è riuscita a risvegliare, diciamo, la politica che si era addormentata in maniera drammatica, perché quello che è successo e che sta succedendo è drammatico. Diceva bene. Cioè, noi abbiamo vissuto un cambiamento di degenerazione del sistema finanziario che ci sta portando via tutto, ci sta distruggendo completamente perché le banche non fanno più le banche, fanno quello che non dovrebbero fare. Anche la politica non faceva più quello che doveva fare, anche gli imprenditori non facevano più quello che dovevano fare. Quindi, secondo me, io mi auguro ieri.
a un anno da questa... Allora, spieghiamo un po' ai telespettatori. Allora, il nuovo governo ha messo a disposizione, vorrebbe mettere a disposizione un miliardo e mezzo? Spieghiamo bene questo, perché in questo momento uno dice, ma mettono 1,5 miliardi, dove li trovano i soldi? Siamo partiti col progetto di questo fondo, individuando delle risorse che erano i conti dormienti, che dopo 20 anni vanno in uso capione e diventano dello Stato. È stata fatta una legge nel 2005 che ha dormito, perché era stata fatta appositamente, probabilmente per dormire. Abbiamo individuato quel punto che poteva essere un punto di svolta, dicendo da quella legge facciamo fare un'altra legge senza quel difetto, quindi andiamo a prenderci quei soldi che sono presso le banche, che non sono loro, che ci sono due leggi che adesso dicono pagati i truffati del sistema finanziario, cosa che siamo riusciti a fare. Questo governo, rispetto al precedente, ha avuto il coraggio di fare un cambiamento, quindi di dire quante sono le risorse in quel cassetto che non è a deficit, non è degli italiani, non è di nessuno. Quindi, non è a bilancio dello Stato. No, quindi quei soldi dal cassetto delle banche vanno ai risparmiatori traditi. Questo è stato fatto, quindi dichiarato alla grande sia da Di Maio, da Salvini, dal Premier Conte, e ieri confermato dal sottosegretario Bitonci e Villa Rosa al MEF. Ieri cosa è successo? Noi dovevamo fare l'anniversario di questa giornata di protesta, e ieri è diventata una festa. Perché? Perché sì, inizialmente la scorsa settimana avevano detto che davano un 30%, quindi là io personalmente, quando ho sentito questa notizia, ho detto ma come, se abbiamo combattuto coi precedenti e siamo riusciti a fargli capire che se ci sono i soldi perché dobbiamo mettere dei paletti? Se ci sono i soldi dei conti dormienti, se ci sono questi miliardi presso le banche, perché non mettiamo paletti? Ieri la notizia è stata confermata, il 30% è inteso come acconto, quindi ci sarà tutta la platea rimborsata al 30% col 1,5 miliardi. Tutti, quindi vuol dire che hanno semplificato tutte le procedure. Questo lo hanno detto a parole, però io personalmente ho esultato, e abbiamo trasformato la giornata in festa. Perché? Perché hanno confermato che tutti i soldi dormienti, dal 1,5 miliardi, più ogni anno si prescrivono dai 2 ai 300 milioni dei conti dormienti, a caduta, senza che nessuno vada a controllare. Ma teoricamente il governo dovrebbe andare a controllare presso le banche e le assicurazioni, perché magari si dimenticano di segnalare. Ecco, perché da una ricerca che abbiamo fatto noi, per quanto riguarda le assicurazioni solo come polizze dormienti, da una relazione dell'IVAS ci sono 145 miliardi degli ultimi 4 anni dormienti. Quindi voi capite che le banche non denunciano. Stiamo parlando di cifre che potrebbero salvare i problemi dell'Italia, dei risparmiatori. Per carità, a noi basta la forza di dire quei soldi che ci sono già là da spendere, li diamo alle vittime di questa truffa colossale, che poi teniamo presente il 60% riguarda il Veneto. Certo. Voi vi rendete conto cosa vuol dire per le aziende? Cioè, certo. Ci sono imprenditori, piccoli artigiani, che aspettano i 1,000 euro per non fallire. Cioè, c'è una situazione drammatica che è stata compresa, ma era stata compresa anche prima. Io sinceramente sono al di sopra, perché la vicenda è talmente complessa e drammatica che se non ne veniamo fuori subito. Il problema è che bisogna attendere ancora. No, adesso l'impegno è fra 10 giorni fanno nella legge di bilancio, fanno questo collegato alla legge di bilancio dove inseriscono 1,5 miliardi e danno attuazione, fanno il regolamento. Questo regolamento
verrà reso pubblico su una piattaforma alle associazioni che andranno a verificare. Una cosa importante è che ieri c'era Consob che faceva parte del problema, è a disposizione dei risparmiatori traditi anche per sua complicità. Lo ha detto, lo possiamo detto dire perché lo ha detto la commissione d'inchiesta parlamentare. E quindi c'era la Consob ha detto non preoccupatevi, noi siamo a disposizione, abbiamo già la disponibilità di 50.000 pratiche l'anno minimo, quindi creeranno questa struttura che non hanno ben definito ieri, comunque dei collegi arbitrali che faranno delle procedure semplificate, quindi saranno il privato tramite internet chiederà, sarà Consob che va a verificare il profilo, perché naturalmente il controllo lo devono fare, certo. Perché fra i tanti c'è anche qualcuno che magari ci ha speculato, che sono pochi, ma ci sono. E quindi questo certo. È stato un segno di enorme passo avanti. Ecco, io dico anche questo, su questa situazione più tempo passa e più pericolo c'è che certo. Le cose non vadano. Ma perché non si è arrivato a un fallimento della banca? Ma il fallimento avrebbe avvantaggiato. Ma guardi, io sono stato, penso, il primo e l'unico a chiedere il fallimento delle due banche nel lontano ottobre 2015. Perché quando io ho visto la situazione, secondo me bisognava richiedere immediatamente la liquidazione e il fallimento con un commissario fallimentare e allora si salvava. Dopo tutto quello che è successo, è tutta storia che non è servita a niente, è servita perché ci solo... sarebbe stata la possibilità di fare le revocatorie all'epoca sì, cioè quando si è combattuto per il sì, per il no, tutto... per carità, io mi ricordo, l'ho dichiarato, ho chiesto io, signori guardate che se non c'è il controllo delle due banche bisogna fare chiedere la liquidazione, sì. Ma c'è il fallimento. Meglio il fallimento, perché all'epoca era tutto fermo. Perché a vendere una banca a 2 euro, lo so. Due banche a 2 euro, credo che sia una follia. Ma questa è una follia, ma è una follia, ma... No, perché le banche contenevano miliardi di beni. Lo so, ma non è solo questo il caso. Banca Popolare di Verona ha fatto 800.000 soci, ha fregato, nessuno ne ha parlato. Anche il professor Bettiol è stato fregato. Quanti sono stati fregati dalle banche, Anton Vent, eppure non è successo niente, è da anni che questo sistema ci porta via quello che pensiamo sia nostro, e non è così, la gente ora è stanca, non ha più fiducia, lei ha detto una cosa, la gente cosa fa? Porta i soldi, li tiene a casa, certo. Ha paura, non mettere i soldi nel circolo del sistema vuol dire che un imprenditore se va in banca non gli danno i soldi, certo. Ora non gli danno i soldi anche se li hanno, quindi si è creato un circolo che deve finire negativo, quindi il concetto qual è? Le esperienze prima di Popolare Vicenza e Veneto Banca ce ne sono di negative, certo. Nessuno non ha mai fatto niente, certo. Perché guardate che è così. Popolare Vicenza e Veneto Banca, noi, tutte le persone che hanno combattuto in una maniera o nell'altra, hanno comunque fatto la differenza e sollevato un problema che se non fosse stato stoppato, perché comunque è stato stoppato, io difatti qualsiasi persona che ha perso un minuto del suo tempo, per me è una persona da ammirare. Al di là di critiche o cose, perché questa è una battaglia, è una guerra talmente alta e noi siamo tutti microbi, perché il sistema finanziario ha avuto il sopravvento su tutto e su tutti, certo. Non c'è niente da fare, lo vediamo oggi, il DEF non è passato in Europa. Quindi cosa succederà? Quindi questo è un problema, perché cioè, siamo legati al discorso dello spread, ci sono tutta una serie di tecnicismi, algoritmi finanziari che noi comunque siamo imprigionati da anni, quindi non è che noi pensiamo che si risolva
il problema così. Ci vuole un'operazione di unità nazionale per venirne fuori e unità politica anche da parte di chi non è al governo, anche l'opposizione, cioè tutti dovremmo imparare a dire: signori, stiamo attenti perché qua cominciamo a ragionare su un unico fine, salviamo tutto. Perché quando ti portano via i soldi da una banca, signori, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che è una guerra, un'arma di distruzione di massa? Certo, cioè è l'esproprio di un sacrifici di gente che arriva... Le conseguenze sul territorio... È un genocidio economico. Ma la cosa più brutta di questa vicenda è che questo sistema creava proprio una colpa interiore dei risparmiatori, certo. Quindi divisione di famiglie, perché c'ho azionista, ma speculatori, gli è andata male, se andava bene, tutti questi discorsi. Non solo gli hanno portato via i soldi, ma li hanno ulteriormente indebitati. Perché ti presto i soldi, così tu li investi nella banca, adesso hanno da restituire i soldi e hanno perso tutto. 27.000 aziende sono in pericolo. Certo. Ieri un signore mi ha chiamato, Banca Intesa gli ha fatto per 3,53 € un decreto ingiuntivo. Per 3,53 €? Spendono più soldi per quello. Ma non interessa, loro vincono. Certo. Allora, questo io, per carità, dopo, se uno ha il debito... Però dico, attenzione, se uno ha perso le azioni, che è stato indebitato, quello è un'emergenza sociale ed è quello che noi abbiamo urlato e lanciato ai prefetti, a tutti. Perché? Perché quello che ha toccato lei è un punto talmente di gravità, perché uno che aveva i suoi risparmi, gli hanno messo i suoi risparmi a garanzia del fido, gli portano via tutto e adesso gli chiudono l'azienda. Portano via l'azienda, ci sono 27.000 aziende che sono state passate col decreto di passaggio del governo Gentiloni, non hanno fatto passare quello del risparmio. Mettiamo solo un effetto collaterale, 10 dipendenti azienda per 27.000 vuol dire sono 270.000 persone che stanno a famiglie. Casa, esattamente. Famiglie che vengono... massacrate. Ecco, forse ci vorrebbe più coraggio in politica. Lei ci pensa vuole, che... No, ci vuole, io chiedo coraggio in politica, io non sono politico. Io mi sono buttato su sta vicenda, forse non lo so neanche per cosa, per un discorso personale, è talmente grande, però vedo, ieri c'è stata questa presa di posizione del sottosegretario Bitonci della Lega, da Villa Rosa del 5 Stelle. Ho visto la passione, ho visto la voglia di fare, che è quello che voglio noi... Voglio di risolvere la questione. Sì, che noi abbiamo bisogno di questo. Ecco, naturalmente però abbiamo bisogno anche di tutta la politica, cioè tutta la politica si è resa conto, quindi tutta la politica deve andare all'unanimità su questo problema. Se adesso c'è il problema del DEF, prego tutti, è una cosa slegata che può essere comunque andare avanti subito. Perché se dovesse trovare degli intralci questo ritardo, cioè il tempo è scaduto da troppo tempo, perché quello che abbiamo detto prima, e purtroppo la finanza, Banca Intesa, la LCA, la SGA, non gli interessa, vanno avanti. Cioè la cartolarizzazione dei 18 miliardi di NPL, dei debiti, l'hanno fatta al 50% e già a 9 miliardi, e con le regole che hanno fatto sul decreto attuativo che nessuno ha visto ed è passato, SGA con quale governo è passato? Con Gentiloni. SGA diceva? SGA può cartolarizzare. A quanto cartolarizza? A un 10%. Mi scusi, un miliardo. Ai telespettatori cosa vuol dire cartolarizzare? Che operazione cioè, è? Allora, SGA dovrebbe prendere questi crediti deteriorati e aiutare le aziende. Questo è il fine di SGA, certo. Teoricamente, ed è quello che dicono che fanno tutti bravi, tutti bravissimi. Quando però SGA trova delle difficoltà, lei può vendere a sua volta questi crediti. Sì. La cartolarizzazione degli NPL
ha un valore di mercato che è dal 5% a un 10-17%. Anche se vale 20 o vale 3. Allora, se da 18 miliardi che sono i crediti deteriorati, che, attenzione, questi 18 miliardi ci sono 300.000 ipoteche, sì, 300.000 ipoteche immobili, li hanno già dimezzati a 9 miliardi, quindi il governo per fare l'operazione li danno a 9 miliardi a SGA. SGA se cartolarizza, cartolarizza il 10, 1 miliardo. Il governo ci ha messo 5 miliardi, perde 4 miliardi che paghiamo tutti, viene cancellato il Nord-Est, cancellata l'economia dell'Italia e noi siamo strafritti. Certo. Quindi, e questo lo dobbiamo a? E questo lo dobbiamo a tutta questa, diciamo, leggerezza di un governo Gentiloni. No, diciamo, io non voglio dar colpa a nessuno. La leggerezza, no, è insomma, anche. Non l'ha fatto lei questo? No, non l'ho fatto io. No. Allora, quindi, non l'ho fatto io. Cioè, diciamo, c'era un nome. Diciamo che quello che è successo in quel periodo. Lo chiamiamo Gentilino, va bene? No, possiamo chiamarlo governo precedente, sono stati molto disattenti su questo. Stranamente. E quello che è più grave è che questo cose. Io l'avevo chiesto. Avevo chiesto proprio una collaborazione da parte del governo e della regione, e il governo invece il decreto attuativo del fondo non l'ha fatto, non l'ha. E invece questo, mentre tutti noi ci concentravamo sull'altro, io chiedevo questo, non me lo davano. Adesso ho visto, l'hanno pubblicato il 29 maggio 2018, quindi hanno fatto quello che hanno voluto e speriamo in bene che adesso questo governo recuperi, però questo governo ha troppo, forse troppo, molto da recuperare, che per queste disattenzioni o... Ci sono cose più grosse che viene... Viene fagocitato questo governo da problemi molto più grossi di quello che, di cui stiamo parlando oggi, che è un problema già molto importante. Miotello, lei è ottimista? Ma io sono ottimista. Ecco, se io so, qualche telespettatore dirà, ma quella coda di cavallo, qua, i capelli non se li taglia fino a quando? No, allora i capelli io me li taglierò quando il primo risparmiatore prenderà i soldi. Questo fondo darà un 30% a rotazione, quindi sarà un acconto, quindi finite tutte le 300.000 pratiche che prevedono in 3 anni, poi uno si accoda e può avere il diritto al 70%. Lì si taglierà i capelli. No, io mi taglierò i capelli. Diciamo che taglio il capello, se fanno il 30% farò il 30%. Non faccio. Ecco, se poi c'è la garanzia del 100% che dal decreto che faranno c'è nero su bianco che tutti i conti dormienti che ci sono e che verranno saranno per i risparmiatori, allora li taglio a zero. Lo sa che io ho fatto il voto a Sant'Antonio. Lo fa qui a TV7 Triveneta, così tutti lo sanno. Speriamo di vederla pedata. Faremo una festa. Noi ci auguriamo, la invitiamo a rimanere ancora qua, però, perché abbiamo ancora un brevissimo spazio dedicato alla candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Ieri c'è stata la presentazione, hanno parlato i sindaci, si sono trovati a Palazzo Balbi a Venezia. Allora sentiamo cosa hanno detto a margine dell'incontro il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, e quello di Milano, Beppe Sala, ascoltiamoli. Difatti, io devo dire che è una grande occasione, una grande opportunità per il paese intero, però è una grande soprattutto opportunità per la montagna, che ovviamente ha le sue problematiche, per avere un rilancio e soprattutto per vivere di quella che viene così definita una legacy anche successivamente, cioè evitare quello spopolamento che si sta effettuando un po' nei paesi di alta montagna e vedere in questa occasione un'occasione appunto anche dal punto di vista turistico per avere delle opportunità, un rilancio che è fondamentale. Quindi una grande occasione per Cortina, una grande occasione per le Dolomiti, una grande occasione per tutte le Alpi. Abbiamo poco tempo perché l'11 gennaio va consegnato il dossier, anzi prima o l'8 o il 9 di questo mese la candidatura Milano-Cortina 2026 dovrà essere inserita nella shortlist. Però stiamo parlando di due città e due regioni che hanno esperienza, voglia dei cittadini, risorse per poter fare
preparare un'ottima candidatura e per vincere. Contiamo ancora sull'aiuto del governo, non abbiamo rinunciato ad avere l'aiuto del governo, però in questa nuova modalità di Olimpiadi, che sono oggettivamente low cost, noi pensiamo comunque di poterci candidare in maniera seria, in maniera credibile. Sono molto contento dello spirito che anima le persone che stanno lavorando intorno al tavolo, per cui andiamo avanti velocemente. Riteniamo che anche attraverso il sostegno dei privati si potrebbe farlo, ma non è giusto che il governo non lo faccia, quindi in ogni caso adesso andiamo avanti. Abbiamo garantito al CIO che noi ci siamo, perché questo era fondamentale e perché non era un bel messaggio lasciare ambiguità, e quindi noi garantiamo. Però non è finita ovviamente la discussione col governo, non la consideriamo finita. Ecco, queste le parole insomma dei primi cittadini. Allora Ermanno, tra l'altro oggi è arrivata la notizia che la cerchia delle pretendenti si è ritirata ulteriormente, perché anche la Turchia, Erzurum, ha rinunciato. Insomma, ci sono buone speranze per Cortina d'Ampezzo. Buone speranze, però bisogna gestire bene le Olimpiadi. Le Olimpiadi, ricordiamoci, che è un grosso debito, quindi il vantaggio che creano spesso non è ripagato dalle spese che necessita fare per poter organizzare una cosa di questo genere. Quindi vediamo che ci sia oculatezza e sì, le Olimpiadi si possono fare anche senza spendere quelle cifre che abbiamo visto in Cina o in altri paesi, dove i miliardi sono buttati dalla finestra. È un momento un po' critico. Soprattutto una cosa, se c'è tempo devono fare degli appalti e consegnare. Non è che, siccome al solito quando ci sono le Olimpiadi, all'ultimo momento si trova l'amico che fa il ponte, quell'altro che fa le case, e allora abbiamo visto poi Torino che sta crollando tutto, no? E quanti anni fa erano? No? 2006, quindi 7 anni fa, 8 12. Anni fa, 9 anni fa, quello che è, e quindi siamo nella totale follia aver costruito a Torino quel popò di complesso struttura, certo, residenziale e strutture che oggi non funziona. E quindi bisogna pensare bene a fare una cosa che serva anche dopo, non solo per il mese di Olimpiadi, tra premesse e poi finale, eccetera. Certo. Va bene. Allora ci fermiamo qui, direi. Certo, no? Passiamo al prossimo argomento. Certo, adesso parleremo di migranti, parleremo di accoglienza, parleremo di integrazione, parleremo anche uno spazietto per il premio Nobel per la pace che è stato assegnato oggi. Allora, sigla di Memento, ci ritroviamo tra poco, dopo la pubblicità.